Amici appassionati di pallamano, buonasera dal Pala Giorgio Binchi. Si chiude il girone d'andata nel campionato di Serie 1 di pallamano maschile. Inizia adesso la gara tra la SD Lions Teramo e il Cingole, una gara molto molto importante perché Teramo ha osservato il turno di riposo sabato scorso imposto dal calendario ed è scivolato in classifica al terzo posto dopo la sconfitta di Padova del sabato precedente. Di contro il Cingoli, capolista al pari di Bologna, squadra che non ha mai pareggiato. Infrazione in attacco, intanto andiamo a salutare Marco De Federicis che anche oggi è con noi. Buonasera a tutti i telespettatori, un'altra partita, un altro spareggio visto che questo girone mantiene 7 squadre in 3 punti, quindi d'ora in poi saranno tutti scontri diretti. Questo è importantissimo perché andiamo ad incontrare una squadra che ha 2 punti più del Teramo e niente, sarà una partita all'ultimo sangue. Prima di 2 sfide casalinghe consecutive, intanto perché Teramo chiude il girone d'andata contro il Cingoli e riaprirà il girone di ritorno con la gara contro il Romagna in programma sabato prossimo, sempre qui al Pala Giorgio Binchi. Buona cornice di pubblico come al solito. Secondo attacco di Teramo dopo la strepitosa parata di Pierluigi Di Marcello, contropiede ora con Stefano Arcieri che è teramano e va a segnare il primo gol della gara. Primo gol per Cingoli, primo gol della gara, lo segna Stefano Arcieri, dicevamo teramano, è 2 anni e mezzo con il Fasano e quest'anno in estate ha approdato proprio la formazione del Cingoli, una gara anche diciamo particolare perché comunque si affrontano il miglior attacco che Cingoli e la miglior difesa Teramo, in questi casi chi è la meglio? Difficile dirlo, l'unica cosa è che ovviamente Cingoli ha dalla sua parte il fatto di sviluppare moltissimo quello che vedi adesso, cioè il gioco in contropiede, bravissimo per Luigi Di Marcello. Loro faranno questo per tutta la gara perché non hanno grandissime soluzioni in impostazione di gioco. Quello che Teramo dovrà fare è riuscire a scardinare la difesa, che è molto tosta quella di Cingoli, cercare di batterli sull'uno contro uno perché c'è una parte di difesa che è facilmente attaccabile, parliamo di quella di quella sinistra, e se ci riusciranno potranno avere la meglio, altrimenti è una partita veramente dura sotto questo aspetto. Ancora attacco di Teramo che deve ancora trovare la via della rete, fallo su Giampietro che ha pure provato la conclusione, Leodori ora finta la conclusione, poi recupera comunque il pallone, c'è il rischio comunque di passivo che però ancora non arriva, dunque può andare Teramo in attacco ancora Pieragostino. Fallo su Pieragostino da parte del numero 18, ovvero Filippo Mangoni, allenatore di Cingoli e Nando Nocelli, ovviamente quello di Teramo e Marcello Fonti. Gli arbitri sono Alessandro Colombo di Rovigo e Stefano Fabian di Padova. Rischio passivo ora, braccio alzato per uno dei due arbitri, Pieragostino, finta la conclusione, poi c'è l'infrazione. 3 minuti andati via, Teramo ancora deve segnare la prima rete di questa gara. C'è l'infrazione ora da parte del numero 4, Matteo Ilari. Può ripartire ancora Teramo, sperando di sbloccare il tabellino offensivo. Pieragostino, Barbuti che oggi è partito titolare al posto di Savini. Pieragostino, pallone per Giampietro. Leodori carica il tiro, quello che batte a terra e poi finisce alto, c'è una deviazione comunque da parte di Mario Gentilozzi che è il portiere ora a difesa dei pali di Cingoli. In attacco ancora formazione marchigiana in un completo quasi stile Borussia Dortmund. Campana, non sbaglio ex Ancona anche, Davide Campana, maglia numero 15, Stefano Arcieri è dall'ala, dall'altra parte dietro Riccardo Di Giulio. Ed è il miglior marcatore della formazione marchigiana, il secondo del girone B del campionato di Serie A dietro Kovacevic della formazione del Carpi. Ancora una strepitosa parata di Pierluigi Di Marcello sulla conclusione di Mangoni. Pieragostino, fallo su Pieragostino. Pierluigi Di Marcello ci ha fatto un po' tremare nel pre-gara ma sta andando benissimo. Sì, sta andando benissimo anche perché la chiave della partita oltretutto sarà quella di costringere il più possibile, per quanto possibile, Cingoli alle soluzioni da destra, cioè dove non è che siano fortissimi, bisogna evitare in tutti i modi che Nucelli e soprattutto Arcieri arrivino a conclusione e la forza di Cingoli è tutta lì, hanno un fuoriclasse che è Stefano Arcieri che porta a casa molti gol, però bisogna neutralizzare quel settore di campo. Se Teramo ci riuscirà anche qui, insomma, avrà ottime soluzioni e poi
e deve riuscire a trovare qualche soluzione da fuori come hanno cercato di fare prima. La prima sia rete si è fatta attendere, forte la firma di Pieragostino, mentre ora c'è ancora una marcatura di Cingoli con Ilari. 2-1 il punteggio, prima rete anche per Matteo Ilari, diciamo, di Pieragostino, prima rete personale dopo 5 minuti per Teramo, conduce però di nuovo Cingoli 2-1. Diciamo una classifica cannonieri, primo posto Kovacevic di Carpi con 55 reti, Arcieri di Cingoli al 54 al secondo posto, poi c'è Nocelli al quinto posto, altro giocatore di Cingoli, a quota 49, in casa Teramo il miglior cannoniere, Pieragostino con 41, adesso diventati 42. Gianpietro, la conclusione dall'ala, palo, però c'è il fallo, tiro di rigore e cartellino giallo per il numero 4 Ilari. Cartellino giallo per Ilari, ma quel che più conta è il tiro di rigore a favore della SD Lions Teramo, con Marcello Fonti che d'altra parte riporta in campo Barbuti e Toppi pronti per la fase difensiva di Giulio contro Mario Gentilozzi. Il tiro e il gol da parte di Riccardo Di Giulio. 2-2 il punteggio, bella azione, è arrivato il rigore. Sì, è tutto in regola, tutto regolare. Attenzione a questi falli perché poi portano i due minuti all'ammonizione. Sì, insomma, ripeto, anche il portiere di Cingoli, che è un bravissimo portiere, però ha dei limiti. Quindi sai, l'attacco da fuori, la prenotazione, procurarsi il rigore sono tutti vantaggi che poi alla fine ti possono tornare veramente utili. E bisogna continuare a cercare di neutralizzare il gioco verso sinistra come stanno facendo adesso. 23-20 per chiudere il primo tempo, infrazione in attacco fischiata proprio a campana, recupera palla Teramo, Gianpietro veloce con Pieragostino, fallo su Pieragostino, si resta in zona attacco per la Lions Teramo, così ha deciso il primo arbitro, ovvero Alessandro Colombo di Rovigo. Pallone per Gianpietro. Finta la conclusione, il pallone per Andrea Leodori. Da quest'altra parte Pieragostino, si va a vedere dall'ala Barbuti, Leodori. Poi la conclusione di Leodori, c'è il gol ma c'è anche lo sfondamento. Dunque si resta 2-2 dopo i primi 7 minuti e 30 secondi nel corso di questo primo tempo. Teramo Cingoli, gara dell'ultima giornata di andata del campionato di Serie A1 di pallamaschile, girone B. Cingoli comanda con Bologna a quota 10, Teramo a quota 8, ancora Pierluigi Di Marcello, va svelato un giallo perché in settimana Pierluigi ha avuto l'influenza, arriva in questa gara non in condizioni ottimali, nel riscaldamento anche un colpo alla caviglia, ma il portierone biancorosso c'è e lo sta dimostrando, parando di tutto alla formazione di Cingoli che ha trovato due reti. Terzo cartellino giallo mentre Cingoli perde il pallone, ma Pierluigi Di Marcello, possiamo dirlo tranquillamente, sta facendo pentole e coperchi in questa gara. E sarà anche questo quello che farà la differenza, perché noi dall'altra parte abbiamo un portiere stratosferico che veramente può determinare un buon risultato finale, speriamo bene. Tre cartellini gialli fino a questo momento, oltre a Ilari di Cingoli abbiamo Leodori e Toppi. 3-2 avanti Teramo, 9 minuti trascorsi, ancora in gol Roberto Pieragostino. Terza rete personale, già miglior top scorer di questa gara. Non un controllo facile da parte del numero 18 Mangoni, che non a caso perde il pallone. Sì, fino a quando si costringe Cingoli a risolvere la manovra verso destra siamo abbastanza tranquilli. Se ci fai caso, fino adesso Arcieri ha avuto soltanto una conclusione in contropiede. Questo non deve succedere, quindi bisogna evitare assolutamente gli errori in attacco, arginarli quanto più possibile, perché loro in questo sono micidiali.
Sono andati via i primi 10 nel corso del primo tempo, 4-2 al Lions Teramo sul Cingoli. Pieragostino finta la conclusione dopo aver ricevuto da Di Giulio. Barbuti, ancora Pieragostino, rischio passivo, bisogna accelerare la conclusione. Giampietro prova l'entrata, ma c'è l'infrazione, dunque riconquista palla Cingoli. Campana, dentro il pallone per il numero 19, ovvero Strappini, che è anche il vice capitano della formazione marchigiana. C'è il primo time out richiesto ovviamente da Nando Nocelli, allenatore del Cingoli. Concesso un solo gol in contropiede a Stefano Arcieri, che è un po' lo spauracchio di questa gara, non a caso è il secondo miglior cannoniere del girone. Da questo punto di vista la difesa biancorossa sta andando più che bene. Sì, sta andando bene perché riescono a non farli partire, cioè riescono, non so se si è visto bene, ma loro hanno questo gioco incrociato, continuano a fare soluzioni verso il centro per poi liberare verso l'ala, che può trovare la soluzione o Arcieri o tirando direttamente dall'ala da terzino. Il gioco di Cingoli è questo. Dall'altra parte non c'è nessuno che può prendersi la responsabilità di andare sull'uno contro uno, di tirare da fuori, perché i giocatori superiori a Teramo in questa sezione di campo loro non ce li hanno, quindi cercheranno di risolvere tutta la gara in quel senso. Se Teramo riesce a bloccare, a spezzare questo giro palla, a attaccare subito, a bloccare il centrale, diciamo riusciranno a fare quantomeno la partita che devono fare. Possiamo dire benissimo comunque che Cingoli, al di là dei risultati, è una squadra tipica, perché è la squadra che ha vinto di più 5 partite ma non ha pareggiato mai, così come Carpi e Romagna, e ha due cannonieri nei primi 5 posti. Arcieri ha una media di, insomma, penso porta tranquillamente a casa 10 gol a partita e, insomma, stiamo parlando di un campione senza alcun dubbio, un giocatore, un fuoriclasse. E siamo orgogliosi che sia teramano. Assolutamente, sarebbe un sogno vederlo qui. Non a caso al momento della presentazione ufficiale delle due squadre è stato applaudito calorosamente dal pubblico presente al Pala Giorgio Binchi. Cingoli dopo il time out si mantiene in zona attacco, 10 minuti e 30 andati via nel corso del primo tempo. Teramo conduce 4-2, pallone ora per Ilari, il pallone ancora controllato da Campana. Arcieri è sempre in posizione di ala, ma di fatto non riceve un pallone perché la difesa chiude, come in questo caso con Leodori, contropiede per Riccardo Di Giulio. La conclusione è il gol di Riccardo Di Giulio, che ci ha fatto tremare un po', però la palla ha battuto sulla traversa e è andata in gol. Sì, no, ma vedi, dicevamo prima che Cingoli ha come arma sicuramente la seconda fase, perché hanno una difesa molto 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 fisica, molto ben organizzata, riescono a contrastare gli avversari sempre in maniera molto dura, si fanno sentire. Però Teramo, se riesce, come dicevo prima, a bloccare subito la manovra, poi riesce anche a crearsi un'opportunità in contropiede, fondamentale che il Teramo deve sfruttare tantissimo. Ancora Pierluigi Di Marcello sulla conclusione secca da parte di Campana. Applausi per il portierone biancorosso. Pieragostino, dall'altra parte Giampietro, 5-2 Teramo, hanno segnato in due in casa biancorossa, 3 Pieragostino e 2 Di Giulio, ma è più 3 per la formazione biancorossa. Ripetiamo che Cingoli è la capolista al pari di Bologna con 10 punti. Una classifica corta dovuta anche al fatto che quest'anno si assegnano 2 punti per vittoria e non 3. Controlla il pallone Andrea Di Marcello che subisce fallo, si distenzia un attacco per la squadra di Marcello Fonti. Pieragostino, Giampietro, Giampietro trova il varco, ci arriva in qualche modo Gentilozzi, poi 2 minuti per il numero 19 Strappini, prima esclusione per 2 minuti della gara. Si resta in zona attacco per Teramo quando sono andati via 13:30 nel corso del primo tempo, inferiorità numerica per Cingoli, con Giampietro ora il pallone. Pieragostino, finta la conclusione, poi subisce fallo da Campana, cartellino giallo per Campana, secondo ammonito per la formazione marchigiana. Leodori, palla per Pieragostino, riconquista palla Arcieri che va via in contropiede. Pieragostino prova a contrastarlo, non ci riesce, arriva la seconda rete da parte di Arcieri. C-
Cingoli torna a segnare, contropiede ancora fatale. Sì, allora Teramo sta comunque interpretando bene anche l'uno contro uno, perché va detto che se Cingoli è vero che ha una difesa molto maschia, molto dura, però incorre facilmente in esclusioni per due minuti, ammonizioni, quindi è giusto che con il superiorità numerica cerchi l'uno contro uno, però bisogna fare attenzione a non perdere la palla, anche perché la palla sta girando abbastanza veloce, infatti vedi come arrivano facilmente a conclusione con lo scalare. Quindi stanno facendo una buona circolazione, se si continua così si va sulla strada giusta. Ancora una rete da parte di Riccardo Di Giulio, terza rete personale, miglior realizzatore al pari di Roberto Pieragostino. E siamo a 16 minuti dalla conclusione del primo tempo, di nuovo più 3, 6-3 a favore di Teramo. La circostanza precedente sul gol di Arciere è stato anche ammonito Pieragostino, che ha provato in tutti i modi a fermare l'azione di contropiede. Fallo su Campana da parte di Andrea Di Marcello. Fa girare palla Cingoli, c'è un'infrazione, ma resta comunque in zona attacco la formazione allenata da Nando Nocelli a 15:39 dalla conclusione del primo tempo su 6-3. Torna in campo Strappini dopo l'esclusione per due minuti, c'è tiro di rigore a favore di Cingoli. Tiro di rigore che sarà tirato da parte di Stefano Arcieri. Stefano dunque don contro Pierluigi Di Marcello. Siamo alla metà primo tempo, di fatto tiro di rigore, si è provveduto anche a asciugare il parquet nel frattempo, il tiro, il gol da parte di Stefano Arcieri, terza rete personale sulle quattro messe a segno dal Cingoli, due in contropiede e uno su tiro di rigore. Quando tocchiamo esattamente adesso la metà del primo tempo, campo anche Valeri per la formazione del presidente Salvatore Faragalli. Pieragostino, Leodori, Valeri, fermato, poi può andare in contropiede Cingoli con Campana dentro per Arcieri, il tiro fuori, ha chiuso benissimo lo specchio della porta per Luigi Di Marcello. In questo caso per Luigi Di Marcello, per gli addetti ai lavori, ha fatto un capolavoro, perché è riuscito ad andare sulla finta di Arcieri e l'ha costretto a forzare il tiro che è andato fuori. Palla in attacco fischiato dall'altra parte a Riccardo Di Giulio, ospiti ancora in avanti Arcieri dall'ala, anche in questo caso è sfondo e se ne accorge subito l'arbitro Alessandro Colombo di Rovigo. 6-4 il punteggio, 14 da giocare per chiudere il primo tempo. Valeri, pallone per Barbuti. Pieragostino, Leodori dentro, l'idea non era male, non arriva il pallone però Andrea Di Marcello, si spiegano i due, resta in zona attacco Teramo comunque. Pieragostino, time out da parte di Marcello Fonte, che già nell'azione precedente aveva un po' strigliato i suoi. Sì, non bisogna avere paura di tirare da fuori, va benissimo anche sbagliarlo il tiro senza problemi, ma ricercare in maniera forzata, in maniera continuativa la soluzione verso il pivot sui 6 metri non è detto che sia una soluzione vincente, bisogna in tutti i modi cercare anche la soluzione da fuori, perché ripeto, Gentilozzi è un bravissimo portiere, però lascia più spazi rispetto a Pierluigi Di Marcello, quindi bisogna avere più coraggio. Se sai, il discorso vale sia per Valeri che per Leodori. Time out dunque richiesto da Marcello Fonti a 13 minuti e 23 dalla conclusione del primo tempo, sul punteggio di 6-4 a favore della Lions Teramo sul pallamano Cingoli.
Tre reti a testa per Di Giulio e Pieragostino nella formazione biancorossa, e sono solo in due ad aver segnato in questo, fino a questo momento. Dall'altra parte, sempre solo in due a segnare, uno Ilari e tre Arcieri. Ovviamente il possesso resta in per la SD Lions Teramo, con Andrea Di Marcello sul punto di battuta. Si riprende a giocare dopo il time out richiesto da Marcello Fonti. Toppi, Barbuti, Pieragostino, Giampietro, ancora Pieragostino, finta la conclusione, poi c'è il fallo da parte del numero 8 che è Lorenzo Nocelli. Toppi ancora in attacco Teramo, Pieragostino, Giampietro, si sono spostate le posizioni, si sono invertite quelle di Giampiero e Pieragostini. Fallo su Pieragostino da parte del numero 19 Strappini, che è l'unico già gravato di due minuti. Giampietro ora alla finta, pallone dall'ala per Barbuti, c'è il rischio passivo per Teramo. Pieragostino, il tiro arriva debole tra le braccia di Gentilozzi, poi contropiede con Arcieri, il gol da parte di Arcieri. Quarta rete per Arcieri e due minuti per Pieragostino, che ha provato anche questa volta a fermare Arcieri. Prima il cartellino giallo, adesso due minuti e l'inferiorità numerica. Adesso è per Teramo 6-5 a 12-15 dalla conclusione del primo tempo. Barbuti. Quarta rete per Stefano Arcieri, che di fatto sta in media rispetto alle precedenti uscite. Come diceva Marco, è arrivato ad avere 10-11 gol di media anche queste prime 8 giornate di campionato. Toppi prova l'ingresso, grande azione da parte di Toppi. Era l'unica soluzione possibile e sono riusciti a trovarla, perché giustamente Cingoli, come hanno avuto la superiorità numerica, si è messa in 5-1 e giustamente Teramo ha rinunciato al pivot, quindi si era messa molto molto male. Toppi invece ha avuto il coraggio necessario per provare sia l'1 contro 1, eventualmente era già anche pronto per una soluzione da fuori. Bravissimo, bravissimo. Sfondo dall'altra parte, dunque riconquista palla Teramo. Coraggio ed attributi da parte di Paolo Toppi in un momento non facilissimo, anche in inferiorità numerica. Sì, ma è quello che dicevo prima, non bisogna avere paura, bisogna avere il coraggio di tentarla la conclusione. Si può sbagliare, ma intanto almeno cominci a prendere le misure su quello che può essere il gioco da fare in queste situazioni. 11 minuti da giocare per chiudere il primo tempo, più 2 Teramo, 7-5. Fallo su Valeri da parte di Strappini, anzi del numero 10 Arcieri. Valeri si alza, la parata di Gentilozzi. Arriva ancora Valeri, ma c'è l'invasione. Riparte Cingoli con Campana. Pallone ora per il numero 23, Vincenzo Russo. Tiro con deviazione. Il gol arriva da parte del numero 19 Strappini. Preso. 7-6 il punteggio a 10 dalla conclusione del primo tempo. Valeri, trattenuta la maglia ai danni di Valeri, recupera Di Giulio dall'altra parte, ancora Valeri. Pieragostino, Toppi, frazione di Toppi in ingresso, da rettificare poi il punto di battuta, contatto tra Toppi e Arcieri, è claudicante ma riprende il suo posto. Sette-sei il punteggio, 9-20 da giocare per chiudere il primo tempo. Campana, Russo, la conclusione, risponde presente per Luigi Di Marcello, poi
non può intervenire ulteriormente Stefano Arcieri. Valeri si alza, fallo da parte di Russo su di lui, tiro franco Teramo. Pieragostino, Di Marcello, ancora Valeri, si alza Adriano Quirino Valeri, prima rete personale, 8-6. Così, deve essere così. Il ragazzo, se trova il coraggio di tirare, è veramente una, può essere una spina nel fianco per Cingoli, perché è dotato, ce l'ha i numeri. E, ti ripeto, da fuori si può, ci si possono togliere grandissime soddisfazioni. Unica nota negativa, il non aver sfruttato il contropiede adesso di Teramo verso destra. C'erano sia Toppi che Di Giulio liberi. Ci sarà tiro di rigore per fallo di Giampietro ai danni di Strappini, ma il primo tempo di Pierluigi Di Marcello, i primi 22 minuti sono da applausi a scena aperta. Va detto che Pierluigi sta crescendo di giornata in giornata, non ha iniziato il campionato nella, in condizioni ottimali, peccato perché sappiamo che sta praticamente uscendo adesso dall'influenza e quindi non è neanche oggi al massimo. Quinta rete per Stefano Arcieri, che trasforma il tiro di rigore e riporta Cingoli sotto di 1, 8-7 a 7-30 dalla conclusione del primo tempo. Doppio intervento nell'occasione precedente da parte di Pierluigi Di Marcello proprio su Strappini. Sono già 5 le reti di Arcieri. Pieragostino, incursione, fallo su Pieragostino, sempre Valeri pronto a esplodere il tiro. Riceve adesso Di Marcello, ancora Valeri, e credo che con tutta la bravura di Gentilozzi vada a soffrire le conclusioni di Valeri. Sì, è il limite di Cingoli. Cingoli teme e soprattutto soffre tantissimo le conclusioni da fuori. Se Valeri ingrana, come hai visto, insomma, il tiro ce l'ha, la mira anche, è un tiro potente, si alza bene. Può mettere in cascina quei 4-5 gol che alla fine possono risultare utilissimi. D'altra parte, altro rigore a favore di Cingoli, molto contestato dalla difesa e dalla panchina biancorossa, dovuto intervenire il commissario per placare gli animi. Cambio in porta da parte di Teramo con Collevecchio al posto di Pierluigi Di Marcello. Arcieri ancora dai 7 metri, il tiro e il gol da parte di Stefano Arcieri. Sesta rete personale. Sesta rete personale, 4 però su tiro di rigore. A 6-20 dalla conclusione del primo tempo e 9-8 Teramo, che sta giocando bene in attacco, bene in difesa, non riesce a scrollarsi di dosso anche per questi tiri di rigore che tengono in vita e a galla fino a questo momento la formazione marchigiana. C'è Valeri sempre pronto a esplodere, la conclusione, le ultime due reti portano la sua firma e il suo tiro micidiale non ha lasciato scampo per adesso al pur bravo Gentilozzi. Pieragostino prova, fuori, fallo toccato sul braccio. 24 minuti e sono alle spalle nel corso del primo tempo. Pieragostino, Toppi dall'ala per Di Giulio che non ha il varco. Allora Pieragostino, Valeri, ancora Pieragostino, rischio passivo, Valeri, Toppi dall'ala di Giulio, azione perfetta. Quarta rete per Di Giulio, Teramo arriva a quota 10, azione perfetta davvero. Sì, perché hanno giocato in velocità, hanno impegnato sull'uno contro uno, tutti i difensori sono riusciti a trovare come in uno scalare lo spazio per Di Giulio, che è un'ala destra di un talento infinito, è stato bravissimo, tecnicamente assolutamente un giocatore da guardare in continuazione. In attacco Cingoli, Russo, in campo c'è anche Matijasevic, il numero 6, Luca Matijasevic, di Luigi Di Marcello, la para anche questa. Teramo resta +2 e ora l'opportunità di andare +3.
a 4:30 dalla conclusione del primo tempo. Pieragostino. Pieragostino, la parata di Gentilozzi, rimessa comunque in zona attacco Teramo. Di Marcello Valeri. Di Marcello, Pieragostino, c'è Valeri, Pieragostino, la conclusione, la parata da parte di Gentilozzi. Poi dall'altra parte ancora contropiede col tiro, il gol da parte di Stefano Arcieri. Settima rete personale, 10-9 il punteggio, 3:50 da giocare. Dal possibile più 3 si è passati al più 1 per Teramo con la rete di Stefano Arcieri, la settima in questo primo tempo. Valeri cerca un varco, su di lui si piazza la marcatura di Strappini. Fallo su Pieragostino, ancora di Strappini. Valeri cerca un varco, non lo trova, lascia il pallone a Toppi. Ancora Toppi, l'incursione, fallo su Toppi da parte di Lorenzo Nocelli. Chiedeva il tiro di rigore anche per Luigi Di Marcello, lascia i pali per andare a arrivare almeno alla linea di metà campo per chiedere il tiro di rigore. Non vogliono sentire ragione gli arbitri. Rischio passivo, Teramo in avanti, Valeri prova la conclusione, deviata dal muro, resta in zona attacco Teramo, no. Riconquista palla Cingoli, che ha addirittura la possibilità di pareggiare a 2:40 dalla conclusione. Qualche istante fa Teramo attaccato per il possibile più 3. Time out ora richiesto dalla panchina di Cingoli. Non è time out, ma i giudici di tavolo hanno richiamato l'attenzione del duo arbitrale Colombo di Rovigo e Fabian di Padova, probabilmente per un'entrata irregolare nel cambio di nel cambio effettuato. Ci sono delle linee da seguire, di fatto c'è, vediamo la decisione arbitrale. Due minuti alla panchina con l'arbitro che si teoricamente si sarebbe dovuto dirigere la parte dell'allenatore, ma allenatore e vice possiamo dirvi tranquillamente che sono quasi identici, e l'arbitro si è rivolto al vice. Comunque due minuti alla panchina di Cingoli per questa irregolarità, e possesso che torna tra le per Teramo. Da questo punto di vista una buona cosa per Teramo, che aveva perso il pallone e rischiava di farsi pareggiare da Cingoli. Sì, bravi ragazzi comunque che si sono presi la responsabilità di andare al tiro. Certo, quella di Pieragostino, la prima forse un po' troppo forzata, anche questa di Valeri un po' troppo forzata, ma ripeto, forzata da una difesa che sta di Cingoli, che sta comunque giocando bene. Ben venga questa esclusione di due minuti. 2:20 per chiudere, di fatto l'inferiorità numerica per Cingoli fino a 30 secondi dalla fine. Sfondo però da parte di Toppi. Di nuovo in avanti Cingoli, che comunque è in inferiorità numerica. Due minuti di fatto sono stati combinati al numero 23 Russo. Fallo su Arcieri. Indicazioni da parte di Nando Nocelli in panchina per Lorenzo Nocelli, che prova la conclusione, trova il varco. Lorenzo Nocelli, prima rete personale, parità al Palabinchi a 1:20 dalla conclusione del primo tempo, 10-10. Pieragostino, Giampietro. Siamo per entrare nell'ultimo minuto, nel corso del primo tempo. Perfetta parità al Palabinchi, 10-10 tra Teramo e Cingoli.
ultima giornata, campionato di Serie 1 di pallamano maschile, girone B. Gianpietro Di Giulio dall'ala, ancora Riccardo Di Giulio, quinta rete personale. Bravissimi a invertire la posizione tra Toppi e Gianpietro, perché Toppi stava soffrendo la difesa di Arcieri, che è bravissimo anche in difesa. In questo modo, visto come Gianpietro è andato sull'uno contro uno dove è superiore, è riuscito a scaricare per Di Giulio, che ha trovato come sempre un gran gol. Ultimi 30 secondi, sta per finire anche l'inferiorità numerica, torna in campo adesso infatti, tiro alla parata di Pierluigi Di Marcello che conclude il primo tempo nel migliore dei modi, ovvero come l'aveva iniziato, con una strepitosa parata, primo tempo da applausi fantastico da parte di Pierluigi Di Marcello, può chiudere in attacco Teramo, 12 secondi per attaccare prima del suono della sirena che porterà le squadre a riposo. Gianpietro, 8 secondi adesso, fallo su Gianpietro, vedremo se c'è spazio o posto per tirare, no, c'è da rettificare la posizione, un secondo, il tiro franco avverrà a cronometro fermo con il muro di Cingoli a proteggere il proprio portiere Gentilozzi. Pieragostino si incarica di questo tiro di punizione, 6 uomini in barriera per Cingoli, dopo questo tiro si andrà a riposo. Tiro di Pieragostino che con una genialata di fatto aveva provato a ingannare Gentilozzi, non ci riesce, si va a riposo, Teramo è comunque avanti 11-10 dopo i primi 30 minuti. Gesto tecnico apprezzabilissimo quello di Pieragostino, ovviamente era difficilissimo poter segnare su tiro franco. La chiave di lettura è sempre la stessa, cercare di evitare di far partire Cingoli in contropiede, quindi vuol dire cercare di evitare le soluzioni forzate in attacco per Teramo, che delle volte però si trova costretto a farlo perché Cingoli ha dalla sua anche una difesa veramente molto, molto compatta, una difesa che si può battere, una difesa che si può attaccare. Sono stati fino adesso bravi i ragazzi di Teramo a far girare la palla veloce, o meglio, perlomeno più veloce rispetto ad altre partite, a cercare molto bene l'uno contro uno, da evitare l'uno contro uno su Arcieri perché un difensore è bravissimo, l'abbiamo visto proprio in una delle ultime azioni, invertendo la posizione dei tiratori si può cercare di risolvere la partita dal lato sinistro di Teramo, quindi dal lato destro di Cingoli. In attacco stesso discorso, bisogna evitare in tutti i modi di far partire la manovra di Cingoli per il loro lato sinistro, e questo fino adesso è successo. Cingoli non ha mai trovato una soluzione su azione, ma ha trovato gol soltanto sul rigore e soprattutto sul contropiede. Se Teramo riesce a mantenere questo trend, a migliorare un po' la percentuale di soluzioni dal tiro da fuori o comunque in attacco, anche a costo di rischiare il passivo, se riusciranno a fare questo potrebbero togliersi delle grandi soddisfazioni. Ripeto, Cingoli non ha una manovra in attacco molto ben articolata, basano tutto sulla velocità, sul contropiede, sulla seconda fase. Ogni errore commesso da Teramo è un grande problema, può essere veramente letale per i biancorossi. È tutto per questo primo tempo, a riposo Teramo avanti di una rete, 11-10, a risentirci per i secondi 30 minuti di gioco. Secondo tempo della gara tra SD Lions Teramo e Pallamano Cingoli, a riposo Teramo avanti 11-10. Ricordiamo che è l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie 1 di pallamano maschile, girone B. Possesso che per la formazione del Cingoli, maglia stile Borussia Dortmund, che attaccherà da questo secondo tempo da destra a sinistra dai vostri teleschermi. Teramo ovviamente biancorossa, secondo tempo che attaccherà da sinistra a destra rispetto ai vostri teleschermi. Primo pallone di Cingoli dopo il primo tempo, gara che ha visto Teramo avanti, e ancora Pierluigi Di Marcello che riprende da dove aveva finito, ovvero con l'ennesima parata di una gara fantastica da parte del portierone biancorosso. Di Giulio, palla per Toppi, Pieragostino. Frazione fischiata in attacco a Teramo, rilevata dal primo arbitro, ovvero Alessandro Colombo di Rovigo. Lorenzo Nocelli, palla persa in attacco, ma c'è anche l'irregolarità e dunque i marchigiani restano comunque in zona d'attacco. Campana, tiro dall'ala e il gol da parte del numero 18 Filippo Mangoni, prima rete per lui,
parità di nuovo al Palapinchi dopo un minuto e mezzo nel corso del secondo tempo. 11-11 il punteggio. Toppi. Toppi non ha un controllo felicissimo il pallone, poi recupera Di Giulio. Barbuti, il pallone per Pieragostino. Toppi. Fallo su Toppi. Riprende il possesso Andrea Di Marcello. Toppi ancora a Leodori. Rischio passivo per Teramo. La conclusione da parte di Toppi, deviato, non ci arriva Gentilozzi, il pallone fuori e tiro d'angolo per Teramo. Leodori, Toppi, Pieragostino, gol di Pieragostino. Sì, bisogna recuperare un po' di concentrazione, di determinazione, perché Teramo non è partito con lo stesso piglio con il quale ha chiuso il primo tempo, sia in attacco che in difesa. E stanno infatti concedendo un po' troppo come in questa occasione e stanno sbagliando anche tanto nella circolazione di palla, non c'è la velocità con la quale hanno gestito la partita nella prima fase di gioco, nel primo tempo. Seconda rete per Lorenzo Nocelli in questa gara, 3 minuti andati via, di nuovo parità al Palapinchi, 12-12 tra Lions Teramo e Pallamano Cingoli. Toppi, Gianpietro, Pieragostino, dall'ala, Barbuti, il tiro, il gol di Davide Barbuti. Prima rete personale per Davide Barbuti, Teramo rimette il naso avanti, 13-12, Campana dall'altra parte, dall'ala, sfondo fischiato alla compagine marchigiana, ha provato ad accelerare il ritmo Cingoli, è arrivato lo sfondo. Sì, di nuovo Teramo sta cercando di costringere Cingoli a concludere a destra, dove oggettivamente Cingoli è più debole, è più fragile. Se si continua a gestire la gara in questo modo, come dicevo prima, si va sulla strada giusta. Gianpietro tenta l'incursione. Pallone ancora per Andrea Di Marcello. 4 minuti andati via nel corso del secondo tempo. Gianpietro. Ancora Toppi. Pallone ancora per Gianpietro. Sassata di Cristian Gianpietro. Sì, continuare a crederci, continuare a cercare questo tipo di soluzioni, perché dicevo prima, bravo il portiere, loro, il nostro è più bravo in questa, almeno a giudicare da come è iniziata la partita. Gran portiere loro, ma comunque con dei piccoli limiti, quindi si può cercare assolutamente la conclusione da fuori più spesso, in maniera più convinta. Gol di Pieragostino, non di Gianpietro, e non è il primo gol di Gianpietro, ma ovviamente il quinto di Pieragostino. La sassata era di Pieragostino. Fallo e tiro di rigore ora per il Cingoli, 2 minuti per Toppi. 2 minuti per Toppi. Tiro di rigore per Cingoli a 5 minuti giocati nel corso del secondo tempo. 14-12 per Teramo. Tiro di rigore Stefano Arcieri contro Pierluigi Di Marcello. Anzi no, perché in campo va Alessio Collevecchio al posto di Pierluigi Di Marcello. Tira il gol da parte di Stefano Arcieri, che mette dentro la sua 8ª rete personale, più che in media il giocatore teramano rispetto alle precedenti uscite. Anzi, possiamo già dirlo che alla fine di questa giornata Arcieri sarà il nuovo capocannoniere del campionato, soprattutto perché il Carpi riposa e al primo e al terzo posto di questa speciale classifica c'erano 2 giocatori del Carpi, Kovacevic 55 e Pivetta 52. Pieragostino, ancora la conclusione, la parata di Gentilozzi, fallo ai danni di Pieragostino.
Tiro di rigore per la Lions Teramo, Giampietro contro Gentilozzi. Rete da parte di Cristian Giampietro. L'avevamo anticipata di un po', ma è arrivata la prima rete di Cristian Giampietro. 6 minuti giocati nel corso del secondo tempo, di nuovo più 2 Teramo, 15-13. Strappini, il tiro fuori, non c'è fallo, non c'è. C'è solo possesso per la Lions Teramo, che così come nel primo tempo ha l'opportunità di andare sul più 3. Giampietro. Ha ricevuto da Di Giulio, Piero Agostino, marcato Barbuti. Giampietro, l'incursione, la parata da parte di Gentilozzi. Fallo, 2 minuti per Giampietro. 2 minuti per Giampietro. Inferiorità numerica Teramo, 15-13 il punteggio, 7 minuti andati via nel corso del primo tempo, del secondo tempo. Strappini sul punto di battuta. Il fallo era su Nocelli, dall'ala ancora il gol di Mangoni. Seconda rete per Mangoni. È rientrato Toppi, adesso speriamo almeno di riuscire a gestire quest'altra inferiorità numerica cercando di contenere gli errori. Adesso è dura, perché come vedi Cingoli si mette in 5-1 con Arcieri davanti e i rischi di errore si alzano tantissimo. Conclusione fuori da parte di Teramo, il punteggio è 15-14, che ne dica il tabellone del Pala Vinchi che segna 15-13. Mangoni dall'ala, probabilmente c'era un'irregolarità, gli arbitri lasciano proseguire, possesso Teramo. Oh. 15-14 il punteggio, 8 minuti giocati nel secondo tempo. Tabellone continua a dire 15-13, ma il gol di Mangoni è stato convalidato. Mi fa specie, più che altro c'è il commissario. Adesso si ferma il gioco proprio perché i giocatori di Cingoli protestano insieme a una panchina. Viene corretto adesso. Mi fa specie però col commissario lì nelle vicinanze. Sì, no, era abbastanza evidente da tempo. Purtroppo va detto che tra il commissario, cioè nessuno dal tavolo si è accorto di questa cosa, è dovuto andare l'arbitro a indicare che il punteggio è appunto di 15-14 e non di 15-13. Comunque dai, serve per quantomeno per spezzare un po', per allentare un po' il nervosismo. Ripeto, adesso Teramo deve riuscire a passare in maniera il più possibile indenne questa inferiorità numerica. Che durerà ancora una 20-25 secondi, poi potrà tornare in campo il giocatore biancorosso. Stiamo parlando nella fattispecie di Cristian Giampietro, che è fuori per 2 minuti. Inferiorità numerica per Teramo, che resta comunque in zona d'attacco quando sono andati via quasi 9 minuti nel corso della ripresa. Teramo conduce di 1, 15-14. Fallo ora su Toppi, pronto a tornare in campo il giocatore biancorosso, e lo fa in questo istante. Torna in campo Giampietro, dunque parità numerica in campo quando sono andati via proprio i primi 9 minuti del secondo tempo. Rischio passivo, Giampietro, Toppi, finta il tiro, Piero Agostino, la conclusione, ci pensa lui. Sesta rete per Roberto Piero Agostino, 16-14 più 2 Teramo,
9 minuti e 20 andati via nel corso del secondo tempo. Campana. Strappini. Pierluigi, sontuoso di Marcello, paratone ai danni di Strappini, oramai nell'uno contro uno, fallo poi di Pieragostino. Io gli aggettivi per Pierluigi di Marcello li sto usando tutti oggi. Sì, alla fine come cioè Pierluigi di Marcello ti porta a casa una differenza reti a favore, perché ne prende almeno 4-5 di fondamentali, quindi è giusto anche il tributo del pubblico in questo caso, perché adesso sta facendo lui la differenza insieme a Pieragostino, che si prende costantemente la responsabilità di andare al tiro in un momento in cui Teramo non sta facendo circolare la palla veloce, più veloce come prima, e quindi sta prendendo per mano la squadra e la sta trascinando verso momenti migliori rispetto a quello che erano due minuti fa. Può essere la fase decisiva del confronto, sono andati via 10 minuti e 30, Teramo con Pieragostino, settima rete personale, arrivata a più 3 per la prima volta, 17-14. E può tornare in attacco perché Cingoli ha fatto sfondo in attacco. Toppi, fallo ai danni di Toppi che pure aveva trovato la rete, fischio che è arrivato prima. Gian Pietro. Sì, sta chiedendo a Marcello Fonti di giocare in maniera molto, molto concentrata, perché se chiedono proprio concentrazione sua, in questo momento veramente ci vuole la consapevolezza di giocare bene in attacco e di evitare appunto questi errori. Errore in fase di passaggio, poi contatto tra Ilari e Savini che ha messo piede in campo in questo secondo tempo. Ancora Cingoli con Campana, fallo su Campana per difesa dentro da parte di Gian Pietro. 17-14, Teramo veramente andata un passo dal più 4. Tiro di rigore per la formazione marchigiana con Stefano Orceri ancora per la trasformazione. Tiro di rigore da parte di Orceri. Non a rete personale per Orceri. Credo che Orceri dall'inizio del campionato praticamente non abbia mai sbagliato un tiro dei 7 metri, quindi diciamo che è un'impresa riuscire a parare i tiri di questo che, a mio modesto parere, ma non è solo parere mio, è un campione assoluto, indiscutibile. Gol da parte di Gian Pietro dall'altra parte. Seconda rete personale, di nuovo più 3 Teramo, 18-15. 12-30 andati via nel corso del secondo tempo. Campana. Si riprende con il pallone per Cingoli, Strappini, pallone per Nocelli. Strappini. Ilari, la conclusione fuori, stavolta non serve l'intervento di Pierluigi Marcello, il tiro va fuori, quello di Ilari. 18-15 il punteggio. Beh, una riflessione sulla difesa di Teramo vorrei fare, perché ha concesso fino ad ora al miglior attacco del campionato 15 gol, al miglior capocannoniere 9 gol ma molti su tiro di rigore, e al quinto in classifica, la classifica cannoniera, appena 2 gol, stiamo parlando di Nocelli. Non mi sorprende perché, ti ripeto, l'ho detto all'inizio, Cingoli non ha soluzioni da fuori, loro stanno difendendo in maniera molto concentrata, e se l'azione, se non lasciano giocare Cingoli come stanno facendo fino al lato sinistro, se non li fanno risalire, la chiave è questa, Cingoli non ha soluzioni da fuori e quindi perde la possibilità di segnare. Giustamente adesso Cingoli ha chiamato time out perché devono assolutamente ragionare, ma Teramo sta facendo né più né meno la partita che deve fare, quindi sta difendendo in maniera ordinata, ha capito benissimo come interpretare l'attacco di Cingoli, delle volte ha concesso qualcosa, però al momento stanno facendo una partita assolutamente corretta. Tocca
evitare gli errori in attacco, perché ripeto, Cingoli segna in contropiede. Approfittiamo del time out richiesto e ottenuto dalla panchina di Cingoli. All'inizio della telecronaca ti ho chiesto tra il miglior attacco e la miglior difesa chi poteva vincere. Per il momento sta vincendo la miglior difesa. Quasi sempre è così. Ne avevamo già parlato in passato anche a microfoni spenti. Che se ne dica, se una squadra segna 30 gol non è perché soltanto perché ha un buon attacco, ma perché probabilmente di fronte incontra una difesa che ha delle criticità, diciamo così. Teramo, Marcello Fonti è un maniaco della difesa, quindi pretende assolutamente il massimo dai suoi giocatori in fase difensiva. E oggi lo stanno facendo, non erano così determinati per esempio nella partita contro Cologne, dove erano a un certo punto andati i ragazzi di Fonti un po' più in crisi, però quello era un attacco molto più mobile, molto più armonico, si muovevano in maniera molto molto più dinamica. E se ci fai caso, la manovra di Cingoli quando deve organizzare la fase di attacco è piuttosto lenta. 16 minuti per chiudere il secondo tempo, si torna in campo dopo il time out richiesto dalla panchina di Cingoli. Con Teramo avanti comunque di 3 reti, 18-15. Campana, il tiro questa volta sorprende per Luigi Di Marcello. Il gol da parte di Davide Campana. 18-16. Due reti di vantaggio comunque per Teramo. Toppi di Giulio, il pallone per Giampietro. Pieragostino adesso. Recupera per un attimo Cingoli, poi Di Giulio interviene, Giampietro, fallo su di lui. Giampietro, il pallone per Toppi. Giampietro elude l'intervento in anticipo di Arcieri, poi la parata di... nel portiere ospite, che però fa scivolare il pallone fuori. La rimessa è in zona quasi di attacco, ma poco prima della linea di metà campo per Teramo, che va in attacco ancora una volta a 14:50 dalla conclusione del match. Giampietro, Toppi, Giampietro ha ricevuto da Pieragostino, rischio passivo. Pieragostino, fallo su Pieragostino, si resta comunque con il rischio passivo e bisogna attaccare in fretta. Pieragostino, Toppi, dall'ala di Giulio, rete di Riccardo Di Giulio. Sesta rete personale, con un'azione ai limiti della perfezione, uscita dal rischio di passivo la squadra di Marcello Fonti. Con Riccardo Di Giulio che ha trovato la sesta rete personale e di nuovo il più 3 per la Lions Teramo, 19-16. Provvede ad asciugare il parquet, sarà un tiro franco a favore della formazione ospite. Quattordici minuti dalla conclusione del confronto. Campana, fallo su Campana. Nocelli, la conclusione, il gol da parte di Nocelli. Terza rete personale per Lorenzo Nocelli. Cambio in porta, fuori per Luigi Di Marcello, dentro Alessio Collevecchio. Situazione incredibile, fantastica fino a questo momento per Pierluigi Di Marcello. Gli applausi di incoraggiamento per Alessio Collevecchio, che mette piede in campo non solo per provare a neutralizzare un tiro di rigore. Fallo di Campana su Toppi. Toppi. Ancora Toppi, Di Giulio lascia la posizione di ala, ci ritorna adesso Giampietro.
Toppi, Giampietro, Pieragostino ancora, pallone arriva in qualche modo all'ala, Savini, rischio passivo, Pieragostino, Giampietro, fallo su Giampietro, si resta in zona attacco, scorrono i secondi, 12:30 da chiudere, il primo da gara, Toppi, il conclusione, la traversa a negare il giro della rete a Toppi dopo che aveva superato anche il portiere ospite. Gentilozzi, fallo su Nocelli, Cingoli ancora in attacco, Strappini si fa vedere, riceve Campana, l'ala per Nocelli, il gol da parte di Nocelli, break di 2-0 per Cingoli, 19-18 il punteggio. Sì, Teramo sta soffrendo la difesa in 5-1 di Cingoli, non riesce più a far girare la palla velocemente come prima e quindi si sta compromettendo la possibilità di concludere da fuori, che era stata fino adesso la chiave vincente. Buono l'ingresso di Valeri, che se troverà la misura giusta potrà cercare la soluzione personale e cercare quei gol che ha trovato molto bene nella prima frazione di gioco. Valeri, il pallone per Pieragostino, dentro, sbagliato il passaggio, recupera Strappini, poi fallo di Leodori, bisogna tenere duro in questo frangente, Savini con un recupero fantastico, poi viene chiuso dall'intervento in recupero difensivo da parte di Campana, bravo Savini a recuperare il pallone, a non far partire azione di Cingoli, ci ha provato anche la conclusione, resta in zona attacco comunque Teramo. 19 minuti e 10 giocati nel corso del secondo tempo. La partita si sta un po' incattivendo. Pieragostino, fallo di Arcieri. Rischio passivo ancora. Bisogna anche cercare il gioco tra le linee, quindi anche il gioco con Andrea Di Marcello il più possibile, che deve farsi vedere e cercare di creare spazi dietro Arcieri e soprattutto lo spazio per far andare al tiro i terzini. Leodori, ci arriva Gentilozzi, ha provato la sassata anche Leodori, ...19-18... 10 minuti a giocare per chiudere il match. Strappini, Campana, Nocelli, le ultime due reti da parte del Cingoli, poi Campana di fatto scivola da solo, gli arbitri infatti non rilevano alcune irregolarità, si rialza presto comunque l'ex giocatore di Ancona, dall'altra parte il gol da parte di Pieragostino, ottava rete per Pieragostino, di nuovo più due Teramo, 20-18, un'azione quasi sliding doors, scivola Campana, altra parte gol di Teramo. Sì, è giusto che sia così, però bisogna ritrovare un attimo la misura in difesa, cercare di contenerli un po' di più e soprattutto cercare una soluzione in attacco più concreta, cercare di non forzare, bravo Collevecchio, bravissimo Collevecchio che fa anche il suo. Alessio Collevecchio mette la sua firma su questa gara respingendo il tiro da parte di Ilari. Russo, Nocelli, sfondo ai danni di Leodori. Alessio Collevecchio e Andrea Leodori. Una parata e uno sfondo preso. Teramo torna in avanti a 8:20. Anche questo potrebbe essere la fotografia di questa vittoria. Fino a questo momento. Valeri, Pieragostino in qualche modo para Gentilozzi, prima con la gamba e poi anche con la faccia. Dall'altra parte crampi per Ilari.
riprende a giocare, ancora qualche problema per il portiere Gentilozzi, prima con la gamba e poi con la faccia anche, ha respinto la conclusione Teramana. Bisogna evitare questi errori, specialmente in questa fase di gioco dove portarsi in vantaggio in maniera significativa vuol dire veramente mettere un'impronta importante su quello che può essere il risultato finale. Non bisogna commettere gli errori anche commessi a Padova, dove c'è stato un po' di un cedimento verso il finale. Ora bisogna essere veramente concentrati, perché come vedi basta circolare la palla un po' più veloce, come ti dicevo, con l'aiuto di Andrea Di Marcello che esce fuori, e si creano delle autostrade. 7.57 per chiudere il match, ancora a terra Ilari, cura del caso per lui. Marcello Fonti ne approfitta per dare qualche indicazione ai propri compagni, lo stesso fa comunque dall'altra parte anche Nando Nocelli, allenatore della Cingoli, ancora a terra il giocatore di Cingoli, probabilmente lascerà il campo per farsi curare anche fuori dal campo. Applausi comunque del pubblico del Palabinchi per l'uscita del numero 4 Matteo Ilari, una rete per lui in questa gara. Campo torna a Mangoni per la formazione marchigiana, che può riprendere a giocare. Matiasevic dall'ala, ancora Alessio Collevecchio, a dire di no. Pieragostino, fallo, forse arriva la sanzione dopo. Leodori recupera, ancora Pieragostino, fallo. Vedremo se saranno i due minuti per il giocatore di Cingoli. Intanto c'è un giocatore a terra della formazione ospite, dello stesso proprio Arcieri. Si ferma il gioco, si rialza, il giocatore è Teramano, ma in forza la formazione marchigiana. Non è arrivata la sanzione disciplinare per la difesa di Cingoli, che pure aveva strattonato Pieragostino lanciato in contropiede. Possesso comunque in attacco a 7 minuti dalla conclusione della gara. Più 2, 20-18. Valeri, Pieragostino, Di Marcello, Valeri potrebbe provare, nel primo tempo è stata una chiave di volta della gara. Di Marcello, Pieragostino, Giampietro, si va a vedere Riccardo Di Giulio, c'è Valeri pronto a esplodere. Tiro di Pieragostino, finisce fuori. Nocelli, il pallone per Russo, prova l'incursione, la parata ancora di Alessio Collevecchio. Marco, in questo secondo tempo è stata poco la carta del tiro di Valeri. Non riesce ancora a creare, a trovare il tempo più che altro per la soluzione, perché l'uscita di Andrea Di Marcello sta aiutando proprio lo sviluppo dell'azione, quindi che permette a Valeri di spostarsi. È un'azione che deve favorire il tiro di Pieragostino in realtà. Purtroppo, come hai visto, è andato al tiro, ma è andato a metà strada, poteva scaricare su Andrea Di Marcello, non l'ha fatto, poi ha forzato un po' il tiro e è andato fuori, però ci siamo, soprattutto l'importante è come Teramo sta difendendo sul lato sinistro. Arcieri non sta vedendo una palla, non sta andando a conclusione, questo vuol dire aver limitato quello che poteva essere il giocatore che avrebbe potuto fare la differenza in questo incontro, quindi fino adesso va bene. Certo che due gol di vantaggio a questo punto non sono abbastanza. 20-18, 24 minuti sono andati via nel corso del secondo tempo, 6 minuti, ne mancano 6 minuti e 6 secondi per la verità, come dimostrano le immagini curate da Fabio Fedeli. È il time out chiamato da Marcello Fonti con Jimmy Di Giulio che arriva in campo insieme ai giocatori per caricarli ancora di più in vista di questo finale. Possesso in attacco comunque per i biancorossi.
Pieragostino, Giampietro. Valeri, l'abbiamo chiamato ed arriva il gol di Valeri. Sì, hai visto, basta anche cercare l'uno contro uno e ti ripeto, loro sono sicuramente più fragili di noi in difesa, poi però meno male che ci ha pensato Collevecchio, perché questi errori non si devono fare in difesa in questa fase della gara. Ancora uno splendido intervento di Collevecchio, dall'altra parte fallo su Pieragostino, Alessio Collevecchio, anche lui un grande intervento, il terzo. E allora va da sé che un gol adesso è fondamentale. Mancano 5 minuti alla fine, siamo 21-18. Giampietro, Pieragostino. Valeri, ancora Adriano Valeri. Quarta rete personale e Teramo raggiunge per la prima volta le 4 reti di vantaggio nel momento più importante. Recupera ancora il pallone con Di Giulio. Poi c'è l'infrazione. Ma i secondi passano. Teramo è avanti di 4, 22-18. Quattro e trenta per chiudere il match, 22 Teramo, 18 Cingoli, Mangoni dentro per Strappini, fallo su Strappini da parte di Valeri, corre in avanti Bianco, giocatore di Cingoli, tiro fuori da parte di Nocelli. Quattro minuti esatti per chiudere l'incontro. Giampietro, Valeri, ancora Pieragostino, una rete adesso potrebbe mettere quasi la parola fine, terza rete consecutiva di Valeri, l'abbiamo chiamato. Sì, no, ma lo dicevamo anche nella prima fase dell'incontro, se Valeri ci crede è un'arma micidiale, bravissimo, perché seppur con qualche imperfezione, però è un giocatore che riesce tranquillamente a mettere la palla agli angoli, è alto a centimetri e ha un buonissimo tiro e ti ripeto, il portiere talentuoso, bravo, ma ha dei limiti fisici. Tre reti consecutive di Adriano Valeri e la partita ha più di un padrone, più di una mano di Teramo sulla partita. Ancora Alessio Collevecchio Show, tre giocatori di Cingoli a un certo punto sono andati a terra, fasi confuse, a terra il numero 8 Nocelli, medico in campo per prestare cura al caso. Dopo Pierluigi Di Marcello anche Alessio Collevecchio in porta Teramo ha più di un'affidabilità. Assolutamente, soprattutto stupisce la tranquillità e il carattere, perché entrare dopo Pierluigi Di Marcello, dopo quello che ha fatto, entrare e imporsi così in questo modo, non avendo l'esperienza che ha Pierluigi Di Marcello, è davvero estremamente gratificante sia per lui come portiere da notare, per noi che stiamo commentando questa partita, perché il ragazzo sta dando veramente una grandissima prova di carattere. Questo poi si riflette su tutta la squadra, perché ovviamente si acquisisce una sicurezza maggiore, si va in attacco più tranquilli, senza l'ansia di dover concludere per forza con il rischio di andare sotto. Ottima la situazione, perché più 5 a 3 minuti ti dà la sufficiente tranquillità adesso di manovrare in attacco e di continuare a cercare quegli spazi che ti possono permettere di fare la differenza. Buona, ottima interpretazione di Teramo di questa partita, veramente, veramente ottima. Gli applausi che potete sentire sono per Lorenzo Nocelli, maglia numero 8 di Cingoli, che è tornato, si è ristabilito dopo essere rimasto a terra per un colpo ricevuto. Tiro franco per Cingoli, sono 3 minuti e 4 secondi da giocare per chiudere l'incontro. 5 le reti di vantaggio di Teramo, 23-18 il punteggio. Russo, Campana, Russo, la conclusione ancora con Levecchio, poi recupera il pallone Cingoli, Strappini, il pallone ancora per Mangoni,
Campana, Mangoni, Russo dall'ala, Arcieri, la conclusione, il gol di Stefano Arcieri, chapeau per Stefano Arcieri. Sì, però l'errore è stato commesso da Giampietro, ha avuto un eccesso di foga, è uscito per cercare di intercettare un pallone quando non doveva farlo. Fino adesso Teramo è riuscita benissimo a chiudere gli spazi, ma facendo una difesa ordinata. Se esci per rubare palla, poi la palla finisce ad Arcieri e Arcieri dall'ala non sbaglia. Soprattutto tecnica ed esecuzione incredibile. Tutt'altro livello rispetto a molte ali che si vedono giocare in Italia. Time out ora richiesto da Marcello Fonti. 2 minuti e 5, 4 ore di vantaggio, 23-19. Bisogna mantenere adesso la testa, nervi saldi, perché il tempo sta passando ed è tutto a favore di Teramo. Non bisogna cercare di strafare, adesso bisogna amministrare, cercando, ripeto, di mettere in difficoltà una difesa che è comunque forte, comunque fisica. Siamo alla fine, quindi sono tutti un po' stanchi e anche un po' la tensione nervosa si fa sentire. Però adesso bisogna riordinare le idee. Marcello Fonti ha fatto molto bene a chiamare un time out in questo momento. 2 minuti e 5 secondi da giocare per chiudere l'incontro, 23-19 il punteggio, time out che ovviamente Cingoli è già in campo, Marcello Fonti si prende tutto il minuto, forse anche qualche secondo in più a sua disposizione, ritorna in campo solo adesso Teramo. Sono 2 minuti fondamentali, guai a pensare di aver già vinto, anche se un'ipoteca c'è. Sì, adesso Cingoli al 90% vedrà che passerà la marcatura uomo per innervosire Teramo e per cercare di rubare palla. Teramo non deve cadere nel tranello assolutamente, ma deve cercare di prendere falli, soprattutto di cercare di scavalcare gli uomini sull'uno contro uno. Marcatura uomo di Russo su Pieragostino, di Strappini su Andrea Di Marcello, un po' tutte. E ci aveva visto lungo il nostro Marco De Federicis, che ovviamente fa valere la sua esperienza. Giampietro, fallo su Giampietro da parte del numero 6. Esattamente questo è quello che dovevano fare, attaccare in uno contro uno, costringere al fallo, perché quando marchi a uomo sei vicino, quindi il fallo è sicuramente duro. Adesso con l'uomo in più, in meno, non possono difendere più a uomo e il tempo passa. 2 minuti per Matijasevic, che di fatto non tornerà in campo perché mancano 1 minuto e 43 da giocare. Andrea Di Marcello sul punto di battuta. Giampietro, palla per Pieragostino. Di Giulio. Fallo. Infrazione commessa da Giampietro, poi dall'altra parte Campana, bravo Savini a non far avere una autostrada a Campana, ne ferma l'azione, 2 minuti, ma anche lui non tornerà in campo, ma di fatto è stato più importante fermare l'azione di Cingoli a 1 minuto e 22 dalla conclusione. Russo. Campana, il tiro fuori. Sarebbe bello anche andare a segnare, perché abbiamo parlato di scontri diretti all'inizio di questa telecronaca. È uno scontro diretto, vincerlo di 5 sarebbe importantissimo. Sì, tanto saranno tutti scontri diretti, ma è chiaro che se riesce ad ottenere una differenza rete importante è tanto di guadagnato. Pieragostino dentro, recupera il pallone Cingoli, ma siamo a 45 secondi dalla fine. Arcieri. Il pallone controllato da Pieragostino, che lo recupera e va a tirare fuori. Fuori il tiro di Pieragostino, poteva essere il gol del 24-19, 30 secondi, Cingoli ancora in avanti, ma può solo accorciare i 2 punti in classifica, sono per la Lions Teramo. Campana, dall'ala, Arcieri, il tiro, gol da parte di Stefano Arcieri. 11 gol, si mantiene in media. 23-20 il punteggio, 10 secondi, c'è spazio per andare fino in fondo e andare a segnare magari il gol numero 24. Pieragostino non attacca Teramo, finisce qui. 23-20 il finale, 2 punti importantissimi, 2 punti fondamentali, scontro diretto vinto di 3, in classifica agganciato Cingoli, al di là del risultato che sarà di Bologna.
Sì, tanto lì non conta niente perché chiunque vinca si porterà davanti a Teramo, però nella condizione di equilibrio di questo girone è ovvio che scendere in campo e battere un avversario che ti sta davanti, un avversario quotatissimo, temibilissimo come Cingoli, oltre a fare classifica, perché come fai a parlare di classifica quando hai sette squadre in tre punti, insomma è complicato. Però ti dà quel morale, quella forza per andare avanti e per affrontare chiunque, compreso Bologna, che ha dimostrato di non essere un avversario imbattibile. Attenzione però, perché lo stesso vale per quelli che stanno dietro, Romagna compreso, per il prossimo turno. Bisogna tenere la stessa attenzione mentale, altrimenti corri il rischio di incontrare una squadra che ti può fare lo scherzetto, perché Romagna è affamata e non è una squadra che occupa un posto in classifica che merita, sta molto indietro, verrà qui per fare il risultato sabato prossimo. Teramo deve capirlo questo e deve riuscire a fare una gara molto 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 decisa. Oggi Teramo ha fatto il suo, lo ha fatto con la dovuta concentrazione, perché era consapevole di affrontare un avversario di rango, di livello. Bisogna fare la stessa cosa con Carpi, soprattutto con Carpi, quando sarà la prossima volta contro Romagna, altrimenti sarà vana la vittoria di oggi. Due punti dunque fondamentali per la Lions Teramo, che batte Cingoli 23-20, ferma la corsa della capolista che sabato prossimo osserverà il turno riposo, mentre Teramo, come ha ricordato più volte Marco, sarà ancora qui al Pala Giorgio Binchi per la prima di ritorno contro Romagna. C'è solo il tempo per vedere i marcatori di questa gara. Per Teramo 6 reti di Giulio, 1 a testa per Barbuti, Toppi, 2 reti di Giampietro, 8 Pieragostino, 5 Valeri, mentre Cingoli ha avuto una rete da Ilari, 4 Nocelli, 11 Stefano Arcieri, 1 Campana, 2 Mangoni, 1 Strappini. Ovviamente al di là delle reti, grandi prestazioni anche dei due portieri teramani, con le vecchie Pierluigi Di Marcello. È tutto per questa telecronaca, ribadiamo il finale: Lions Teramo batte Cingoli 23-20. A sabato prossimo per la gara interna contro Romagna. Un cordiale saluto da parte di Marco De Federicis, Matteo Falzon e Fabio Fedeli, che ha curato le riprese. Buona serata.